Buon pomeriggio e ben ritrovati nella nostra rubrica Pillole di Giurisprudenza. Ad appena un mese dalla diffusione del virus da Covid-19 in Italia, più precisamente il 25 marzo 2020, era stato emanato un decreto legge che prevedeva una sanzione con arresto da 3 a 18 mesi e ammenda da 500 a 5.000 euro per le persone risultate positive al tampone che avessero violato la quarantena allontanandosi dalla propria abitazione. In sede di conversione del decreto, il 22 maggio 2020, il Parlamento ha incluso tra gli enti pubblici coinvolti nella gestione dell'epidemia anche i sindaci, giungendo alla condizione per cui a questo obbligo vigente dovesse seguire un'ordinanza da parte del sindaco. Ricordiamo che, come dalla legge del testo unico degli enti locali, articolo 54,4, il sindaco, quale ufficiale del governo, può adottare con atto motivato provvedimenti anche contingibili, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che possono minacciare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Poiché però nessun sindaco da un anno a questa parte ha consegnato questa ordinanza al cittadino positivo per intimargli di stare a casa, di fatto la punibilità è esclusa. Per evitare che questo effetto si protragga, le soluzioni sono due: o che si modifichi la norma, oppure che cambi l'operato dei sindaci, i quali però, a loro volta, lamentano di non disporre di informazioni dalle ASL e anzi vorrebbero, a dispetto del testo della legge, ribaltare l'onere di notifica proprio sulle ASL. Il tutto è stato certificato dal Tribunale di Milano. La PM Maura Ripamonti e la Giunta Tiziana Siciliano, in un lungo provvedimento che fa il punto del quadro normativo, hanno formulato una richiesta di archiviazione per il caso della senzatetto, risultata positiva al tampone, che si era allontanata dall'ospedale per tornare in dormitorio. In mancanza di un'ordinanza, appunto, da parte del sindaco, la richiesta è stata accolta dalla GIP Alessandro Del Corvo.